Lo sciame ha devastato il nostro pianeta. Ha fatto di noi un popolo di profughi. Tuttavia, non è riuscito a scalfire la nostra unità. Perché noi siamo vincolati dal Kala, la sacra unione di ogni nostro pensiero ed emozione. Conquistiamo il nostro pianeta e con esso il nostro retaggio. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming per la prima puntata della vera e propria campagna di StarCraft Legacy of the Void, che è il terzo capitolo della trilogia di StarCraft. Le prime tre puntate di quello che è effettivamente Legacy of the Void, era in realtà un prologo. Ora abbiamo visto questo filmato che è una figata, come quasi tutti i filmati cinematic della Blizzard, e questo è forse tra i più belli della serie di StarCraft. Abbiamo vissuto tutte le varie vicende del prologo e siamo pronti a iniziare la campagna vera e propria. Legacy of the Void qui dice: un terribile male incombe sulla galassia. Il dio oscuro, Amon, è tornato. Le profezie di Zeratul hanno spinto Kerrigan e il suo sciame a imbarcarsi in una missione volta a distruggere le forze ibride di Amon, con la speranza di arrestare l'oblio imminente. Senza più la minaccia della regina Zerg, il gerarca dei Protoss, Artanis, ha radunato un'imponente flotta che ha lasciato Shakuras, pianeta dei Templari Oscuri, con l'intenzione di riconquistare il pianeta perduto di Aiur e reinstaurare la gloria del suo popolo. Bene, procediamo. Finalmente alle soglie del nostro destino. Giacché quest'oggi otterremo la gloria che ci spetta. Oggi riprenderemo ciò che abbiamo perduto e riconquisteremo il nostro pianeta. E che la luce del Kala possa guidarci.
La flotta d'invasione è pronta. Attendiamo solo il vostro ordine, gerarca. Dovete fermare subito questa invasione. Zeratul! Templari! Arrestate quel traditore! No! Lasciatelo parlare. La guerra finale è giunta. Amon l'Oscuro ha fatto ritorno. Non possiamo fidarci di questo eretico. Questa invasione ci distoglie dalla vera battaglia che si profila. La furia di Amon travolgerà l'intera galassia. Ricordate che fu la sua interferenza a causare la rovina di Ayur. E porto ancora su di me il peso di quel fardello. Artanis, ho trovato il modo di resistere all'oscurità imminente. Tu devi credermi. Abbiamo dei lunghi trascorsi, noi due, Zeratul. Ma in troppi si sono sacrificati nella speranza di veder sopraggiungere questo momento. Esecutore! Date il via all'invasione! Ok, adesso arriva la parte giocata. La riconquista di Ayur è in corso. Ci stiamo preparando ad assediare la rete dimensionale presso Kerrisan. Ben fatto, Selendis. Quando i tunnel dimensionali saranno liberi dall'infestazione, le nostre forze colpiranno all'unisono la superficie di Ayur. I Templari attendono i vostri ordini, gerarca. Ok, devo già da subito comandare tutta questa gente. F2 per selezionare tutte le unità dell'armata. Io farei un gran bel gruppetto qui. Premi A e attacco qui. Va bene. Vi attende. Avanzate e riconquistatelo. Molto bene. Beh, qualche perdita ce l'ho avuta in effetti. Wow. Aspetta. Aspetta. Facciamo fare a loro. Ok, anche loro. Benissimo. Ah, quelli pensavo stessero attaccando me, quelli. Ok. Io sono zerg selvaggi? Strano. Ok, da questa parte quindi. Bene, non mi sta facendo costruire assolutamente nulla. C'è una colonia zerg vicino ai nostri guerrieri. Se possibile dovremo distruggerla. Io direi di sì. Sì, gli obiettivi bonus ovviamente li voglio fare, come sempre. Qui. Torniamo alla conquista del tunnel dimensionale. Ma cavolo, le colonie Zerg sono 4. Beh, spero che mi aggiungano altre unità presto. Ah, infatti, in effetti sì. In effetti sì, sono tutte. Adesso ne sono arrivate anche altre, perfetto. Questa prima missione è differente rispetto agli altri capitoli della trilogia in cui mi facevano semplicemente iniziare le prime cose, costruire, eccetera, però c'è anche da dire che in questo caso abbiamo vissuto il prologo che già molte di queste cose ce le ha spiegate, quindi magari era stupido ripeterle in questa maniera. Ha voluto iniziare subito in grande con l'assedio di Ayur.
questa. Che diavolo è successo? Selendis, il tunnel è nostro. Trasferite i rinforzi. Come desiderate. Due tunnel dimensionali restano in mano agli Zerg. Preparatevi, fratelli. Andiamo a cogliere la vittoria. Molto bene. In realtà sono riuscito a perdere poche unità, quindi... quindi bene, il mio esercito è sempre più grande. Perfetto. Allora, con cautela, con cautela. Cautela è il cavolo, questi... vabbè. Distruggerli infliggerebbe un duro colpo agli Zerg. Come no? Li distruggo assolutamente. Per tutta la serie della trilogia di Starcraft ho sempre fatto tutti gli obiettivi bonus, perciò non intendo smettere certo ora. Oh! Ok. Gerarca, vi siamo grati dell'aiuto. Permetteteci di unirci a voi in battaglia. Molto volentieri. Molto molto volentieri. Ho fatto bene andare lì prima di attaccare l'alveare. Aspetta, riuniamoli prima. E adesso vai. Guerrieri, annientatelo. Colpiamo all'unisono. Che figata. I Protoss sono i miei preferiti, ragazzi. Da sempre. Non tanto come dinamica di gioco, perché in realtà su quello ci sono alcune cose che mi ritrovo male, proprio esteticamente. Proseguite, fratelli. Molto avveduto. Esteticamente, anche dal punto di vista della lore, dell'ambientazione, quello è sempre piaciuto tantissimo. Oh, ulteriori rinforzi. Molto bene, qua continuano ad aumentare. Ci muoviamo non visti. Beh, mi pare che non ci sia poi la necessità di aspettare qualsiasi tipo di unità qua. Posso andare e schiacciare tutto, le unità sono 86. Eh sì, i colossi per eliminare queste quantità di Zergling sono fantastici. Qualcuno ne perdo, Qualcuno ne perde come, però... Molto bene. Oh oh, ultralische. Vabbè, ma vanno giù facile. Sono gli immortali che gli fanno un male cane. Continuo però a non capire come mai questi sono classificati Zerg selvaggi. Non sono sotto controllo dello sciame? Un'altra colonia mandata in rovina. Ne resta soltanto una, miei guerrieri. Intrigante. Molto avveduto. Aspetta, ma che è? Non ha potuto mandare i... Ma spero che così non sia. Vabbè. Non è che siccome c'ero passato sotto non ha potuto inviare gli rinforzi, vero? Ci muoviamo. Spero davvero che non sia così. Comunque sono aumentate ancora, ora sono 90, quindi dai. Wow. Ok, cominciano ad essere un po' tantini. Vabbè, non che io sia preoccupato in realtà, guarda che roba. Però questo non vuol dire che devo attaccare in maniera dissennata. Il secondo tunnel dimensionale si sta attivando in questo istante. Segnale della matrice psionica confermato. Rinforzi in arrivo sulla vostra posizione. Infatti ho perso 9 unità qui. Però adesso sono 101. Che figo. No. Non devo passare di qua. Passare di qua. Comincia a essere un po' complicato da portare in giro disinvoltamente, sto esercito. Raccogliamolo qua, qui davvero serve un pochettino. Wow! Questa genia si muove con criterio. Il suo modo di agire non rispecchia quello degli Zerg selvaggi. Dici il vero, Zeratul. Una mano invisibile li guida. Dobbiamo stare in guardia. Aspetta. Oh, adesso perderò qualche unità facendo sta ritirata brutta, però... Però no, cioè... Devo prima...
prima di distruggere la colonia Zerg su. Uccidetelo. Perfetto, adesso giriamo che verrebbero zeloti un po' più avanti. Vabbè. L'ultimo tunnel si trova davanti a noi. Colpite gli Zerg senza pietà. Per la miseria, aspetta, libera un po' di zeloti, va. Infatti. Oh oh, ibridi. Sono loro a guidare No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Che stupido. Questa è la fine della vostra. Che idiota, dalla minimappa ho letto male. Questo è il punto, quell'altro era l'alveare. Che scemo. Vabbè, ne è rimasto uno in vita? Sì. Grazie a Dio. Ok, ok, va bene. Scusate ragazzi, ho fatto una cosa veramente stupida. Ho fermato l'attacco qui pensando che questo fosse il tunnel dimensionale e quell'altro, quell'altra fosse la posizione dell'alveare. Va bene, rimedio subito. Dai, attacco diretto, tanto qua siamo tantissimi. Questa sia la prima di molte vittorie. Ayur risorgerà. Perfetto, un sacco di zeloti. Bene, perché sono quelli che muoiono di più. Ci muoviamo non visti. Adesso posso attaccare. Mancano giusto quelle due cosettine in croce. Anzi, veramente manca tipo solo un ibrido. Comunque è vero, i ibridi su Ayur fanno pensare che ci sia tutto un grande disegno e che in realtà Amon stia manovrando anche questo tipo di Zerg. Se così fosse non è una gran cosa. Vabbè, attacca sto ibrido. Spaccatelo. A posto. Fatto. I tunnel dimensionali sono al sicuro. Le nostre navi si muovono per spostare lo scontro sulla superficie. Mi affido il comando dell'invasione, esecutore. Zeratul, tu e io dobbiamo analizzare meglio gli eventi recenti. Ok, bene. Fatto tutto, fatti gli obiettivi bonus. Continua. Anzi, sapete che vi dico, ragazzi, forse è il caso di fermarci qua, che non vorrei che in queste prime missioni fosse tutto quanto collegato. Quindi sì, ci salutiamo qua per questa prima puntata, leggermente più corta rispetto alla media di StarCraft, ma dalle prime puntate c'è un po' da aspettarselo. Comunque, Legacy of the Void è il mio capitolo preferito della trilogia, quindi non vedo l'ora di continuare e seguitelo, perché è davvero bello. Quindi, gente, per ora... Ricordatevi soltanto di iscrivervi al canale in caso non l'aveste ancora fatto e di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se questa serie vi sta piacendo. D'accordo? Noi ci vediamo alla prossima.